Organizzato dall'Associazione Sportiva Ischia Judo, diretta dal maestro ischitano Rosario Terranova, si è tenuto presso il Palazzetto dello Sport Federica Tagliatela il secondo stage di livello internazionale di judo. Sotto la direzione del maestro Gianni Maddaloni, fondatore nel quartiere napoletano di Scampia della Palestra, grazie alla quale negli ultimi anni si è riusciti a strappare centinaia di giovani dalle grinfie della criminalità organizzata, 300 atleti provenienti da tutta Italia hanno dato vita a combattimenti spettacolari. Coadiuvato dai figli Pino, oro alle Olimpiadi di Sydney 2000 e dal due volte campione europeo Marco, vincitore tra l'altro dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, Gianni Maddaloni ha sottolineato che l'esperienza ischitana è da ripetere. Tutte queste regioni sono venuti qui per avere prima di tutto la possibilità di visitare Ischia, che è una bellissima terra, e poi imparare il judo, quello là più internazionale. Quindi è stata una bella esperienza da rifare e credo che non solo lo sport ma anche la legalità. È stata un'esperienza stupenda che ha portato poi il frutto di una vittoria. E cosa c'era di più giusto se non donare comunque il premio alla mia struttura di Scampia, dove ospita non solo tanti judoka ma tutte le persone del quartiere che hanno bisogno comunque di un aiuto sia economico che sociale.